Amici appassionati di gaming e di Hearthstone, finalmente c'è il vincitore. Il vincitore, il primo, 7 minuti fa, quindi alla una e... No, cosa cazzo io sono? Scusate, aspettate un attimo. Non si legge in questa schermata, l'hanno fatta col culo sta roba. Andiamo in una schermata che si legge, va? Vai. Oh, all'1:40, quindi 7 minuti fa, all'1:30 e 32. Abbiamo il vincitore, quindi 2 ore dopo è abbastanza semplice. Accettiamo subito l'amicizia di Marcotto, grandissimo Marcotto. Gli scriviamo subito. Grandissimo Marcotto, uno dei più grandi follower, diciamo, iscritti al canale, che vince anche perché si trova a casa. In quel momento si vede che ha provato, ha capito qual era la combinazione di grandissimo. Era facile. Marcotto. Marcotto, non sappiamo se è per l'otto o per comunque è cotto, completamente cotto. Grandissimo, vincitore. Complimenti a lui, ve l'ha ricordato. Famoso ormai in tutto il mondo, verrà penso invitato da Maria De Filippi come tronista oppure molto più probabilmente come opinionista a Sky, magari Sky Sport 24 o Sky TG24. Vedremo subito come andrà a finire. Quindi il vincitore è Marcotto, abbiamo vinto uno, vediamo chi altri ce la farà. Vedremo chi altri ce la farà. Andiamo di no, ma è leggendato io, ragazzi, ma ci mancherebbe altro. Cosa prendiamo? Ma andiamo di questo mazzo di Hunter qua che mi sta divertendo un casino. Sì, ok, seleziono un mazzo. Andiamo di Hunter che sto provando ultimamente, veramente spacca tutto. Oh, Segugi, buono. Vado di mela, vado di mela in testa. Poi ci abbiamo costruito questo. Gli sparo giù i Segugi. Serpi, disastro di danni. Vediamo. Vediamo Marcotto, difenditi Marcotto. Ah, però no, allora è un handlock. Cazzarola. Qua si fa pesante la situazione allora. Andiamo. Andiamo. È un handlock probabilmente, vediamo. Adesso si capisce subito, se gioca, vediamo, pesca. Zarola. Vai, spara una legnata. Cazzo. Vediamo Marcotto. Potrebbe farcela con l'handlock, con questo qua. Vai Marcotto, mi stai facendo il culo, altro che. Ma altro che Marcotto. Però c'hai tutte le carte, Marcotto, ce l'hai tutte, eh. Ce l'hai tutte, cazzo. Ma c'è anche Talnos, io manco ce l'ho Talnos. Ma questo è un. Che cazzo è uno forte, raga. Questo è uno forte. Vuoi dire di no? Questo è uno forte. Questo è uno forte. Grande, grande, grande. Fa la passeggiata e poi pam. Sono forti quelli che mi seguono, ragazzi. Sono gente forte, gente forte. Vai, vai, vai. Rivincita contro il forte Marcotto. Altro che, altro che. Attenzione, mirror match si preannuncia qua. O magari è un aggro, eh. Mirror match.
Quindi se è mirror match, questo non ci serve, cosa ci serve? Questo lo lasciamo lì, magari adesso va fatto lo zoo e mi ha inculato per l'ennesima volta. E vabbè, non abbiamo in mano un cazzo di quelli interessanti però. Non abbiamo in mano neanche un cacchio di gigante della montagna, raga, aiuto, aiuto, aiuto. Ok, stiamo così, purtroppo non possiamo far niente. Grandissimo, grandissimo. Mi sta ammazzando di botte, raga. Niente da fare. E il mio scudo per Argus, che però noi cercheremo di seccare. Un altro Sludge Bleacher, ma non c'era cazzo il coso. Ok, qua dobbiamo fare 5 danni a quello lì, quindi 4 di qua. Dura. Meno uno non attacca, però deve per forza far quello. Porca putegna Filomegna. Pure. Questo qua è. E dunque, pareggio. Incredibile, sono riuscito a salvarmi in corner. Alla fine io, onestamente, è la prima volta che porto a casa un pareggio, non mi era mai successo. Pensavo addirittura che avendo un punto in più di energia mi avrebbe fatto vincere a me. Ho detto, cioè, se è pareggio, non esiste pareggio in questo gioco. Probabilmente io ho 3, lui ha 2, lui esplode, tra virgolette, prima e vinco io. Invece non è così, se mu si muore entrambi, si muore entrambi, quindi finisce X. Quindi un grandissimo Marcotto, che alla fine mi ha battuto praticamente una vittoria e un pareggio. Bravo a lui. Devo dire che comunque come giocatore è apprezzabilissimo, in quanto io mi aspettavo magari uno che giocava un po' con pressapochismo, invece ha calibrato ogni sua scelta all'interno dell'Endlock in modo veramente azzeccato. Complimenti a lui. Ora il Duca va a allenarsi, perché qua veramente ormai ci sono gli iscritti al canale che mi danno veramente lezioni. Ma ci mancherebbe, io sono qua per divertirmi, non per insegnarvi a giocare assolutamente. Io ripeto, non ho mai fatto leggenda e non mi ci metto neanche a star lì a cercare di farla, perché non ho onestamente forse né le capacità né il tempo né la voglia, ma mi diverto a provare i nuovi mazzi, mi diverto a provare nuove cose, mi diverto a fare video, probabilmente cercherò anche di fare video diversi da quelli di Hearthstone, ve lo preannuncio, perché comunque i videogiochi vanno avanti, dopo un po' ci si fossilizza su un solo gioco, non mi sembra il caso. Sto cercando qualche idea per
per fare dei video divertenti su altri giochi, ma al momento non mi viene niente, non c'è niente che mi stimola particolarmente. Se avete proposte, io sono qua. Un saluto e vorrei chiudere con: chi non salta un Marcotto è? Chi non salta un Marcotto è? Chi non salta un Marcotto è?